Si è conclusa la quarta edizione dell'Abruzzo Economy Summit, gli stati generali dell'economia riuniti all'Aurum di Pescara, una a due giorni, che ha consentito rappresentanti delle istituzioni del mondo economico e produttivo abruzzese, italiano ed internazionale di confrontarsi su valorizzazione del territorio, strategie per lo sviluppo, investimenti, innovazione, internazionalizzazione, sfide future. Media partner del l'evento Rete 8 e il quotidiano Il Centro, i vari panel sono stati moderati da giornalisti del panorama nazionale come Nicola Porro, Luca Telese e Laura Chimenti, e il coordinamento dei lavori è stato curato da Alessandra Relmi. Rivediamo alcune delle interviste realizzate insieme al direttore di Rete 8 Carmine Perantoni e al collega Diego Martelli, che ringrazio per il contributo tecnico. Abruzzo Economy Summit è stato organizzato dalla Regione ed è il presidente Marco Marsilio a tracciare un bilancio e riassumere i momenti salienti della manifestazione. Decine di relatori di livello nazionale e internazionale, dei veri attori protagonisti dell'economia, della cultura, della politica. Abbiamo potuto ascoltare da Giulio De Monti, da Paolo Mieli, degli interventi di scenario di altissimo livello e profilo che ci permettono di collocare l'azione della Regione Abruzzo e di chi opera in Abruzzo dentro un contesto internazionale molto complesso in evoluzione, sui quali persone di quella esperienza ci hanno potuto dare alcune coordinate. Abbiamo sentito due ministri molto impegnati su fronti caldi, il ministro della difesa che ha chiuso e ieri il ministro Adolfo Urso, che peraltro sponsorizza anche patrocina anche l'evento, e intervenire sui temi dell'industria, dell'automotive in particolare, di ciò che l'Italia sta facendo e porterà per la valorizzazione e il rilancio di questo settore produttivo. Abbiamo sentito confrontarsi le principali aziende sia del territorio che nazionali nel campo dell'energia, anche con prospettive importanti e interessanti di investimenti diretti sul nostro territorio, che si candida ad ospitare delle importanti iniziative imprenditoriali che possono dare nuovi posti di lavoro e soprattutto una nuova prospettiva a interi comparti produttivi molto innovativi come quello delle energie alternative. Abbiamo ascoltato protagonisti dal presidente dell'Enit al presidente e il direttore generale di IMPS, fondatore di Parco 1923, che ha scritto un libro di grande successo che promuove il territorio abruzzese, al presidente del CONI Malagov, e tutti apprezzare il lavoro importante che questa amministrazione regionale ha fatto, sta facendo e continuerà a fare, realizzando eventi che stanno facendo crescere e arricchire l'Abruzzo e facendolo conoscere in tutto il mondo. Bisogna coniugare la sostenibilità ambientale con quella industriale per vincere la grande scommessa sull'automotive. Intanto il governo è al lavoro sulla questione Stellantis e sulla ex Sevel di Atessa, ha detto in un video il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso. E prosegue unitamente al presidente della Regione Marsilio e con le partecipazioni delle organizzazioni sindacali il confronto con Stellantis, col nostro produttore nazionale. Atessa è da sempre un'eccellenza anche tra gli stabilimenti italiani. L'impresa ne ha in più occasioni confermato la centralità, lo ha fatto nel confronto col presidente della Regione, lo ha fatto anche nei tavoli nazionali. Ma il recente ricorso agli ammortizzatori sociali è un segnale da non sottovalutare nel confronto con l'azienda, in controtendenza con quello che aveva sostenuto, che ha sostenuto nei tavoli nazionali e nel confronto con la Regione. Dobbiamo essere insieme assertivi per modificare il percorso del Green Deal a livello europeo e per impegnare l'azienda negli investimenti, nello sviluppo nel nostro paese e, per quanto riguarda i veicoli commerciali, nella vostra regione. Analogo impegno il Ministero lo sta assicurando sugli altri tavoli di crisi che riguardano la regione. Denso della filiera automotive, El Foundry sui semiconduttori e Vibac per la produzione in asse e prodotti adesivi. E sulla crisi dell'automotive abbiamo interpellato anche il presidente della Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera dei Deputati, Giulio Tremonti. La Germania sul diesel si è suicidata, prima con i trucchi, adesso chiudendo fabbriche.
sono scelte che non puoi fare in base alla ideologia, devi considerare anche tante cose, il lavoro, gli investimenti, l'economia dell'auto è fondamentale. I brevetti nell'ambito dell'intelligenza artificiale, computer quantico e opportunità lavorative in Italia per i giovani saranno strategici per il futuro della difesa e di tutti gli altri settori del nostro paese, ha detto il ministro della difesa Guido Crosetto in video collegamento. Io penso che sia necessario sempre di più approfondire, confrontarsi e capire qual è la strada che occorre prendere per affrontare un futuro che è sempre più incerto. Sulle cose di cui mi occupo io, diciamo che sono quelle più problematiche, ma anche incerto per quelle guerre meno evidenti, ma che sono quotidiane e sono combattute con la stessa violenza, che sono quelle economiche o quelle sulle materie prime o quelle sulla tecnologia. Per cui il confronto è importante, perché la ricchezza dei nostri figli noi la scegliamo in questi anni. Sullo scenario economico abruzzese si sono soffermati l'assessore regionale alle attività produttive, ricerca industriale e lavoro Tiziana Magnacca e l'economista e professore ordinario di politica economica dell'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara, Giuseppe Mauro. Siamo consapevoli che possiamo riprendere un percorso di crescita attraversando però un momento difficile, che è quello delle rivoluzioni, e in questo momento sicuramente dobbiamo proteggere chi è già occupato in un'ottica, se volete, anche difensiva, ma funzionale poi ad una politica industriale che possa aggredire veramente i mercati, così come si profileranno secondo le politiche nazionali e internazionali. Come è cambiata la situazione dell'economia abruzzese rispetto allo scorso anno, quando ci trovavamo ancora qui per definirne i connotati? Ma a mio avviso ci sono due elementi che contribuiscono a spiegare una certa decelerazione rispetto all'anno precedente. E il primo è il ciclo economico, che si è indebolito fortemente nel corso del 2024, e il secondo dato sono questi mutamenti geopolitici che stanno innalzando il rischio e l'incertezza nell'attività economica. E per quanto riguarda i dati, noi abbiamo invece due indicatori importanti. Il primo è che, nonostante tutto, il sistema delle esportazioni regge bene, e questo significa una certa competitività da parte dell'Abruzzo. E dall'altro lato invece sull'occupazione c'è un calo dello 0,7, ma io credo che questo calo sia dovuto in gran parte non solo all'indebolimento del ciclo, ma anche alla politica monetaria restrittiva condotta dalla Banca Centrale Europea, che con il rialzo dei tassi di interesse ha fortemente indebolito anche il flusso creditizio. Infatti i dati testimoniano che c'è una scarsa domanda di credito a livello regionale. Credo che questi due elementi possano spiegare il dato di questi anni. Sul sistema infrastrutturale abruzzese ascoltiamo il responsabile ingegneria e investimenti di RFI, Rete Ferroviaria Italiana, Antonello Martino, e sulla messa in sicurezza delle autostrade 24 e 25 il vicepresidente della società Strada dei Parchi, Mauro Fabris. Quali sono i piani relativi alle stazioni anche in una regione come l'Abruzzo nelle strategie di RFI? RFI è un piano di riqualificazione delle stazioni ferroviarie in tutta Italia. In questo contesto, sull'Abruzzo, nei prossimi anni abbiamo previsto interventi di quasi 100 milioni di euro, con interventi importanti sia, diciamo, a Pescara, per esempio, con la riqualificazione dell'atrio, con la possibilità di avere spazi sia per l'attesa dei viaggiatori ma anche degli spazi commerciali, quindi per poter trasformare la stazione in un hub di servizi, ma anche interventi importanti come a Teramo di ricucitura del tessuto urbano, per cui è un intervento che rigenera parti delle città. Che punto è il programma di messa in sicurezza urgente dei viadotti? Per quanto ci riguarda il punto è chiaro, cioè sappiamo quello che dobbiamo fare. Quello che manca è il via sostanzialmente politico, cioè del governo, attraverso il suo commissario, uno dei due in verità che ci sono su A24 e A25, che deve appunto avere una risposta riguardo al fatto che c'è un'opera più di altre urgentissima, che è la cosiddetta frana di Roviano, rispetto al quale lo stesso commissario conviene che si debba appunto anticipare il lavoro rispetto alla
finire la messa in sicurezza dei viadotti che mancano, purtroppo ancora tantissimi, perché la frana li incombe e quindi questo è. Riccardo Toto, direttore generale di Renexia, la conferma oggi di un forte insediamento per il progetto eolico offshore in Sicilia. Ci sono delle interlocuzioni in corso in questo senso anche con la giunta regionale e con il presidente Marsilio? Sì, lo confermo, la nostra ferma volontà è quella di fare tutte le verifiche necessarie affinché la fabbrica delle turbine, che è figlia di un MOU firmato con il MIMIT lo scorso 8 agosto, si possa e si debba fare in Abruzzo. Questa è la nostra ferma volontà, stiamo facendo tutte quante le verifiche, sono in atto delle interlocuzioni, si sono già proposte anche altre regioni, in particolar modo altre autorità portuali. Faremo tutte quante verifiche del caso, però dal nostro punto di vista posso assolutamente confermare che la nostra volontà sarebbe quella di farli in Abruzzo, di aiutare l'occupazione in Abruzzo con 1300 nuove assunzioni. Speriamo di riuscirlo a farlo. Il sito individuato, ma non l'unico al momento, è quello del porto di Ortona. Confermo che per il momento è quella la soluzione tecnica che abbiamo trovato, avendo noi bisogno di circa 40 ettari e che questi 40 ettari siano fronte mare. Parlare di transizione energetica e rete elettrica, la direttrice ingegneria e realizzazione di progetto del gruppo Terna, Maria Rosaria Guarniere. Per quanto riguarda la transizione energetica, abbiamo necessità di rinforzare la rete elettrica che deve favorire lo scambio di energia tra le fonti di produzione e i punti di consumo, e le fonti di produzione si stanno ovviamente distribuendo sul territorio nazionale, quindi è fondamentale rinforzare quelli che sono gli snodi della rete elettrica sul territorio nazionale, le connessioni con l'estero, proprio per rendere una maggiore flessibilità sul funzionamento della rete elettrica. In particolare abbiamo un nodo importante che è quello in Abruzzo, che consente appunto di magliare quella che è la nostra rete elettrica, e stiamo realizzando un nuovo collegamento in corrente continua tra l'Abruzzo e le Marche, il cosiddetto Adriatic Link. Di economia della longevità nel bel paese, nella regione verde, hanno parlato la neuroscienziata e presidente di Women's Brain Foundation Antonella Santuccione Sciada, il direttore generale dell'INPS Valeria Wittenberga. Abruzzo è una regione molto longeva e che si posiziona quindi molto bene rispetto alla media nazionale ma anche a quella mondiale. Le donne vivono mediamente 85 anni e gli uomini 80. E i costi della longevità sono ovviamente molto elevati ed onerosi. Questo perché? Perché se da un lato la vita si è allungata, purtroppo anche la fragilità della nostra umanità si è allungata, e quindi malattie croniche, malattie di tipo neurodegenerative. Bisogna, abbiamo visto qui anche al Summit, sicuramente investire molto di più sul supporto sociale e sull'infrastruttura che ancora deve essere alla portata di questa onda di longevità che sarà sempre più significativa nel tempo, e soprattutto ricerca di innovazione. Queste sono le due chiavi che faranno una longevità vincente. Terzo punto, a cui io tengo tantissimo, investire su politiche di eguaglianza tra uomo e donna, perché le donne è vero che vivono un po' di più, ma invecchiano molto peggio rispetto agli uomini, si ammalano molto di più. L'Abruzzo è un'eccellenza. Noi abbiamo una casa albergo che ho visitato questa mattina dedicata agli anziani, gestita direttamente da IMSS, che è un modello nazionale. Proprio qui a Pescara c'è una struttura nel bellissimo contesto della Pineta d'Annunziana, in cui gli anziani vivono assistiti, diciamo, in maniera egregia dal punto di vista medico, infermieristico, ma anche con ginnastica, gite, il tornio, il coro, un clima quasi familiare in cui si sentono veramente ancora partecipi del tessuto e importanti per la società. Tant'è che la longevità dei nostri ospiti supera di gran lunga tutte le medie nazionali ed abruzzesi. Questo è un modello che vogliamo esportare. Ma l'Abruzzo è anche, dal punto di vista della nostra organizzazione pensionistica INPS, un modello di eccellenza per altri versi. Noi abbiamo a Chieti
due importanti poli, il polo delle pensioni dei militari di tutta Italia e il polo delle pensioni dei carabinieri di tutta Italia. Due gioiellini che indicano come la concentrazione delle competenze e la creazione di poli serva a creare valore pubblico in favore di categorie così importanti come quelle che ho menzionato. Di disordine mondiale riflessi sull'economia mondiale ha parlato il giornalista, saggista e conduttore TV Paolo Mieli. C'era un tempo in cui l'Europa e segnatamente proprio l'Italia erano protagonisti delle risoluzioni delle grandi crisi in Medio Oriente. Questo tempo è definitivamente consegnato alla storia? No, questo tempo riparte adesso. Cioè, se l'Italia riesce a vincere la malattia della Seconda Repubblica, che è quella di una contrapposizione sempre ovunque e addirittura contrapposizione sempre ovunque all'interno dei due schieramenti, ed è secondo me, lo dico per sensazione, non ho elementi per dirlo, ma è vicino ad arrivare a quel momento, l'Italia avrà un grandissimo ruolo anche per la crisi del Medio Oriente, ma non solo per la crisi del Medio Oriente. E lo dico perché il fatto che l'Italia sia stata accolta fra il gruppo dei dirigenti europei con una vicepresidenza così importante nel momento in cui aveva votato contro Ursula von der Leyen vuol dire che l'Europa considera l'Italia come una nazione che ha qualcosa in più da dare proprio in quello che lei mi ha domandato. E lo sarà quindi anche l'Europa di conseguenza, perché finora in entrambe le crisi che attanagliano il continente non ha toccato palla politicamente parlando. Io sono convinto che a dispetto di quello che pensiamo, e l'ho scritto anche a conclusione di questo libro Fiamme del passato, sarà l'Europa adesso ad avere un ruolo come noi eravamo abituati a pensare che avesse l'America. L'America nell'ultimo semestre, sarà anche per la campagna elettorale, per la stanchezza del suo presidente, ha esaurito la sua forza propulsiva che è stata importantissima fino a questo momento. Non ha avuto una parola da dire decisiva né nella crisi d'Ucraina né nella crisi di Israele. L'Europa può averla proprio per i motivi che abbiamo detto in questo momento.